La Confcommercio Gerese, nel corso di una recente riunione, ha fatto il punto della situazione partendo dalle coincidenti criticità che affliggono il comparto, gli effetti derivanti dalle restrizioni della nota pandemia Covid-19, le problematiche connesse al sistema di mobilità, inadeguato rispetto alle esigenze di un centro commerciale naturale che conta decine di negozi sparsi tra via Gallipoli e Corso Italia. Sullo sfondo anche le criticità legate all'emergenza cenere vulcanica. Secondo il presidente della locale Confcommercio Lopola, burocrazia e le lungaggini degli uffici dell'ente comunale hanno sempre fatto da freno per mettere in campo un percorso di crescita e di sviluppo che abbiamo programmato e proposto da tempo. Tra questi si annovera il progetto del parcheggio di Via Teatro, dove una volta completato l'iter anche progettuale si è incappati in una serie di cavilli che hanno fatto da zavorra alla realizzazione dello stesso che, afferma ancora Lopone, siamo convinti ancora, sarà per la sua posizione strategica e per la funzionalità un grosso volano per la ripartenza non soltanto del commercio ma di tutto il centro storico giarese. Lopò tuttavia anche in considerazione di un recente confronto con il vice sindaco di Giarre, Dario Limura, si dice moderatamente ottimista, poiché l'assessore lo ha rassicurato sul fatto che, nonostante la situazione attuale, si arriverà comunque a tagliare questo importante traguardo. Lopò si dice infine convinto che un dialogo fattivo con gli operatori economici che investono e producono sia fondamentale, soprattutto per aprire un tavolo permanente con tutte le forze attive del territorio e per analizzare anche le criticità e condividere le possibili soluzioni.